ristorante di Casale Monferrato ha avuto luogo la quinta edizione della Penna Gastronomica 1981, originale incontro conviviale che vedeva quattro cuochi di fama internazionale abbinati ad altrettanti giornalisti. Dovevano fornire la ricetta per preparare i piatti in concorso. E siccome quando c'è da mangiare gratis il pubblico entusiasta non manca mai, calorosa accoglienza ha avuto la prima coppia, un cuoco di Pont-Saint-Martin che ha elaborato il riuscitissimo antipasto dello scapolo di Ermanno Neri della Domenica del Corriere. Da questa battaglia tra giornalisti in cucina, ideata da Armando Bergamasco, presentatore gastronomico della Rete 1 della TV, è nata la pasta alla Sandra, una squisita ricetta dovuta appunto ad Alessandra Callegaris della Notte. E in un crescendo calorosissimo, forse perché irrorato dai più bei vini piemontesi, ecco una specialità veramente ghiotta, la trota ripiena che Luigi Angelino del Monferrato dice di avere sognato mentre faceva la penichella sulla riva di un ruscello in Val d'Aosta. Per finire con il controfiletto in crosta alla Monferrina, uscito dalla fertile immaginazione di Franco Marchiaro, che sulla Stampa di Torino scrive di argomenti ben lontani dalla gastronomia. Tutti si sono abbuffati, felici e contenti.